consigliere comunale, che sono venuti proprio perché l'evento è importante. Ringrazio il segretario comunale che gentilmente, orario fuori di servizio, chiaramente non pagate, è venuto ad assisterci. Ringrazio l'altro logo di Petrizia, non mi stanco mai di dirlo, perché quest'evento, perché questo stasera si tratta di un evento, nasce con la collaborazione, anzi stato di stimolo perché questa cosa, questo evento si potesse verificare. Quindi però il Presidente, con il rispetto di tutto, dovrebbe sedere quantomeno lì. Scusami. E ringrazio anche tutti i componenti dell'altro luogo. Le manifestazioni hanno successo quando c'è l'impegno di tutti e la piena collaborazione, altrimenti manifestazioni, anche se stanno i soldi, non si fanno. E allora iniziamo il Consiglio Comunale, cedo la parola al nostro segretario generale che fa l'appello. Domenico Palavante, sì. Domenico Palavante, Maria Giorgia, sì. Colombo Maria, sì. Raffaele Legani, assente. Giuseppe Antonio Paparazzo, assente. Francesco Visconti, assente. Federico Israele, presente. Giulio Sottoglio, presente. Giovanni Mondo, presente. Allora, io cedo la parola, posso prima al Presidente della Proloco, perché dia il loro saluto, poi la relazione breve, chiaramente la diamo al dottor Anzanti e poi concludo io con la proposta. Allora, io prima di tutto voglio ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco, per essere stato subito disponibile all'invito che abbiamo rivolto per conferire la cittadinanza onoraria al maestro Vulcano. Penso che sia un atto per noi pretenziesi dovuto, perché il maestro aveva soffritto qui 31 anni fa e da 31 anni porta Petrizia nel cuore. È rimasto talmente affezionato a questo paese che non appena ci siamo rincontrati 3 anni fa a Catanzaro Pio, come io, lui mi ha detto, io non lo conosco, i due maestri io lo conosco. Lui praticamente quando ha sentito Petrizzi è diciamo scoppiata quella scintilla che ha fatto rinverdire i ricordi di tanti anni addietro. Quindi io lo ringrazio tantissimo per essere rivenuto qui a Petrizzi, per averci regalato sempre delle serate di musica meravigliose, per aver soprattutto ripreso quel discorso che era partito tanti anni fa con questo corso di perfezionamento che lui ha voluto qui a Petrizzi per pianisti in erba o per già diplomati in pianoforte. Una cosa molto importante, noi l'anno scorso siamo partiti con 2 allievi, quest'anno già abbiamo raddoppiato praticamente a 4 allievi che hanno partecipato con un buon profitto. Quindi io la ringrazio tantissimo maestro per essere venuto qua, per essere venuto qui, perché Petrizia è un paese che accoglie in modo particolare e questo me lo conferma ancora il fatto che soprattutto i ragazzi venuti da oltreoceano, perché sono venuti dal suo paese, dal Giappone, già sui mass media ci scrivono dicendo grazie per l'accoglienza che abbiamo ricevuto a Petrizzi, grazie per come ci avete trattati, grazie perché se è possibile ritorneremo a Petrizzi. Quindi la ringrazio tantissimo e ringrazio ancora il sindaco per la visita. Perché chi meglio di lui può illustrare l'uomo e l'artista, il maestro di Lucano. Grazie di avermi dato la parola in questo consiglio. Ne sono particolarmente onorato, particolarmente lieto per la circostanza per la quale mi è dato la parola. Aver conferito la cittadinanza onoraria al maestro Giuncano è un atto che qualifica questa amministrazione come un'amministrazione che ha a cuore la cultura, che ha a cuore le cose belle e le cose buone, perché la cultura è tale solo se cura il bello e il buono, come già dicevano i greci.
il maestro Canno, parlare del maestro Canno, parlare di Giun Canno, perché io l'ho conosciuto Giun Canno 31 anni fa quando lo invitai la prima volta a Petrizzi a tenere il suo primo concerto in Petrizzi. Era già vincitore di concorsi nazionali, ben inteso, non era l'ultimo arrivato, tutt'altro. Però capì immediatamente, intuì che capì, che mi trovavo davanti ad un concertista d'eccezione, di grande avvenire. E così fu, così fu. Oggi Canno è un concertista di fama internazionale, ma è rimasto il Giun Canno di sempre. Quando si siede alla tastiera è la trasfigurazione dell'uomo. L'artista e l'uomo diventano un tutt'uno, così come anche il corpo nella trasfigurazione di Raffaello vennero una cosa sola. Però per il resto egli nella vita di tutti i giorni è un uomo come noi, è un uomo che mangia e che beve, è un uomo che nuota, è un uomo che se necessario parla, è un uomo che fa sport. Ecco, è solo al momento della tastiera che l'uomo diventa tutt'altra cosa. I suoi trascorsi, dico per dire artistici, si chiamano Salisburgo. Per chi si intende un po' di musica, dire Salisburgo significa dire il massimo dei festival musicali esistenti al mondo. Ma il mondo gli è noto, perché egli in pratica ha suonato forse in Australia, non ancora. No, gli manca l'Australia. Ma ha suonato negli altri continenti. Lo so dell'Africa. Ah, sì. C'è stato in Africa. Anche in Africa. Ecco, un concertista completo. Di un concertista per solito si apprezza o il virtuosismo, il grande virtuosismo, o la grande capacità interpretativa. In Canno l'una cosa e l'altra si fondano, perché in realtà il virtuosismo preso isolatamente può essere anche un fatto riduttivo, perché toglie molto all'interpretazione. Ma quando interpretazione e tecnica fanno il pari passo, diventa uno strumento unico per rendere l'anima di ciò che si suona, e allora le cose cambiano. E poi non dimentichiamo la sua attività discografica. Egli ha inciso dei dischi preziosi. Ne ricordo soltanto uno, sono 5 o 6 dischi che ha inciso qui. Io ricordo soltanto il Debussy, i suoi 24 preludi di Debussy, che sono una cosa preziosa, paragonabile, anche se i paragoni in questo campo non hanno senso, paragonabile alle incisioni di Debussy, di Berretti, di Canaggio, su quel livello lì. Io un po' non sono un musicista, purtroppo non sono un musicista, sono solo un appassionato di musica, quindi posso parlare solo con la passione e con la pratica di chi ha ascoltato per molte ore fin dalla sua esperienza la musica classica, la musica nobilita. La musica ci rende migliori, la musica è cultura. Pensate che i dotti medievali la includevano delle arti, del quadrigo, la musica. Il trio, drammatica, dialettica, retorica, e il quadrigo, musica, astronomia, c'era la musica, tra l'altro. Quindi fa parte della cultura. Purtroppo si è scisso questo fatto. Le nostre scuole, consentitemi solo questo breve accenno alla mia attività passata del provveditore degli studi, la musica delle scuole è considerata materia ancillare
qui nessuno dà, anche perché la si insegna male. La musica si insegna soprattutto attraverso la storia della musica. Conoscere la storia della musica è fondamentale, altrimenti non si comprende Bach, non si comprende Mozart, non si comprende Beethoven, né Chopin, né Debussy, né Messiaen, per stare al programma che questa sera farà per noi il maestro Carlo. Ecco maestro, noi siamo contenti che lei da questo momento in poi sia anche un beneficente, un nostro compaesano. Nel cuore lo era sempre stato, perché lui è venuto sempre a Petrizzi con la stessa gioia con cui ci vengo io tutte le notizie. Non posso dire di più, ma da questo momento lei lo è anche per Tabulas. Carta canta cannò, dicevano gli antichi. Oggi c'è un documento ufficiale della rete di Italia. E allora, da l'ultimo dei cittadini così le dico benvenuto fra noi, bienvenue, welcome, resti con noi, maestro, torni il più spesso che può, fra noi sarà sempre accolto, come saranno accolti i suoi bravi allievi, altro che allievi. Quest'anno ce n'era una specialmente di cui non riesco a ricordare il nome, ma ricordo bene il tono, che era una concertista del proprio, una non era molto vistosa fisicamente, ma era sicuramente molto brava. Io sono rimasto entusiasta perché ha dimostrato che non è solo la bellezza fisica quella che conta, ma è la bellezza del cuore. Grazie. La conclusione la dobbiamo lasciare con gioia al maestro Lucano. E allora adesso leggiamo le motivazioni della cittadinanza onoraria al maestro Lucano. E mi auguro perché deve essere così. Cittadinanza onoraria al maestro Lucano. La cittadinanza onoraria, costituisce il più alto riconoscimento che un'amministrazione comunale possa concedere a chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del comune, si sia particolarmente distinto nei vari campi del sapere o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità. Essa ha un evidente valore simbolico per chi la conferisce la cittadinanza onoraria, atto formale di ospitalità nei confronti di una persona la cui presenza onora la comunità. Per chi la riceve, essa rappresenta il segno ideale di appartenenza a quella comunità. La cittadinanza onoraria conferita al maestro Giuncano rappresenta certamente un riconoscimento per i suoi meriti scientifici e per la sua attività musicale che l'hanno reso internazionalmente noto, ma essa testimonia anche la sincera gratitudine e l'affetto di quei cittadini di Petrizio che si sono a lui rivolti per ragioni pedagogiche e che hanno potuto apprezzare, oltre all'altissima professionalità, le notevoli qualità umane del maestro Giuncano. Ci sentiamo di poter affermare che questa onorificenza interpreta uguali sentimenti di tutte quelle famiglie di calabresi e di italiani che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, considerate le eccelse virtù professionali del maestro. Ci sentiamo veramente onorati di annoverare il maestro Giuncano in qualità di cittadino onorario del comune di Petrizzi tra quegli uomini illustri che con la loro opera, la loro dignità, il grande impegno professionale, il loro spessore culturale e sociale sono collegati alla nostra comunità, apportando un prezioso e significativo contributo nel rendere il nostro paese più apprezzato. Illustre maestro,
Siamo pertanto onorati di poterle concedere questo riconoscimento e la ringraziamo per la sua presenza in questo Consiglio Comunale. Altissime note artistiche umane al servizio di scuole musicali famose e del mondo intero, ma anche di allievi volenterosi, tra cui cittadini pietrizi, adoperandosi per migliorarne la qualità della vita, perché la musica migliora la vita e l'arte. Egli ha interpretato il proprio agire quotidiano come una missione, nobilitando l'arsa musicale con riconoscenza e stima. E adesso cediamo la parola al maestro, che mi pare sia doveroso. Ed è curioso. Onorevole signor Sindaco, rispettate Giunta e Consiglio, io vi ringrazio per l'onore che mi fate, annoverandomi da oggi fra i cittadini di Pietrizzi, che anche fin dalla mia giovinezza un luogo del cuore. E adesso devo un po' non improvvisare, ma non scritto il discorso così spontaneamente meglio poi delle cose, perché quando io sono qui con voi penso naturalmente alla mia prima esperienza, il primo viaggio qui in Calabria e a Pietrizzi. In agosto nel anno 1984 sono stato invitato a fare la prima gira, l'ultima carriera artistica qui, organizzata dal prologo di dottore Anzani, che ha cominciato con due concerti qui a Pietrizzi. L'esperienza è per me una cosa molto unica e particolare, non dimenticabile, che sono stato veramente impressionato e commosso
del profondo umanità di tutte le persone che ho qui, che ho potuto incontrare qui a Petrizzi. Dopo, in questo la gira a luogo, dopo aver vinto un concorso a Catanzaro, un concorso realistico internazionale, in maggio dello stesso anno, e durante tutta la carriera pianistica ho portato sempre nel cuore questo bel ricordo dei miei primi concerti qui in Calabria, a Petrizzi. Questo ricordo mi ha aiutato, mi ha sempre fatto avanzare nella vita, perché una cosa, come ha detto, che ha fatto una grande emozione che è rimasta sempre. E due anni dopo sono ritornato sempre in Italia, proprio dove anziano, a fare un corso di perfezionamento che faceva questa nella scuola. Sì, devo dire che l'onorevole consigliere comunale Maria Giora è una delle allieve, una delle sei persone che partecipavano. Adesso si può dire che una del loro è diventato professore al Conservatorio di Cosenza, mi sembra. Gli altri hanno fatto uno dei sei, carriera sia artistica sia pedagogica, eccetera, che loro tanto per quest'anno per quello di mezzo. E come il nostro amico Pietro Ceria ha parlato, un incontro così di fortuna a Catanzaro Lido mi ha fatto tornare, naturalmente io venivo abbastanza spesso in Calabria, anche a Venezia, ma questo incontro mi ha fatto venire a Petrizia e mi ha fatto conoscere la ripresa così vivante, viva della vita culturale di Petrizi, del prologo attuale, diretto da Pietro Ceria e altri soci membri del prologo. E ho avuto gran piacere di fare un concerto dopo 29 anni della prima esperienza e come è stato presentato ho iniziato di nuovo con gran piacere questo perfezionamento, attività pedagogica. E per me attività pedagogica il corso e non soltanto insegnamento della musica, insegnamento della musica. Questo è una cosa, esperienza umana, incontro e contatto, non soltanto di un senso unico, è un ricchezza reciprocamente, si può dire, sì, tra le partecipanti e anche il maestro. Sì, che per me succede questa cosa qui a Petrizzi, sì, è significativo perché fu il luogo per me di incontro, di inizio per tutta la carriera artistica e sono veramente felice e molto onorato. Speriamo che la nostra collaborazione sempre stessi. Vi ringrazio sinceramente per aver accettato tra voi, sono molto onorato, ma è per me una gran gioia di essere Petrizzi. Allora, carissimi, mosso Petrizzi per web. Thank you.
come diceva appunto il dottor Anselmo, alle 21.30, perché senatrice, il maestro darà un concerto che per il programma è sicuramente un qualcosa di molto molto particolare. Le due sì, questo che questo compositore del come le colonne di colonne per il repertorio. Grazie, segretario, grazie.